Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dal campo sportivo posto di Prato La Serra, sesta giornata d'andata del campionato nazionale Under 17, riservato alle società di Serie A e B, raggruppamento C, sono di fronte l'Avellino e il Napoli, dunque derby campano sul sintetico del comune irpino. Passiamo subito alla lettura delle distinte. L'Avellino, padrone di casa, schiera, pone tra i pali numero 1, numero 2 Caputo, 3 Cimmino, 4 Visconti, 5 Sagna, 6 Saporito, 7 Antignano, 8 De Luca, 9 Coiro, 10 Garofalo, 11 Migliaccio. In panchina siedono Musco, Gargaro, Caso, Bonocore, Farinelli, Corcione, Ferraro, Paudice e Falco. Il Napoli si schiera con Zagari tra i pali, numero 2 Marrella, 3 Bianco, 4 Esposito, 5 Gaeta, 6 Massa, 7 Giliberti, 8 Credentino, 9 Esposito, 10 Labriola, 11 Guadagni. A disposizione Evangelista, Mariani, Arcella, D'Amato, Caiazzo, Sannino, Della Pietra, Esposito e Guadagni. Il tecnico dell'Avellino è Dario Rocco, il tecnico partenopeo è Chianese. Dirige il match il signor Nicoladi Giovanni, appartenente alla sezione di Caserta, assistito da Russiello di Castellammare di Stabia e Passarp di Salerno. Tutto pronto per l'inizio del match, l'Avellino padrone di casa attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Napoli, per entrambe le compagini in questo derby divise tradizionali. Il calcio d'inizio sarà battuto dai partenopei, sulla palla il numero 9 Esposito, le ultime formalità di rito, sta per partire il derby valevole per la sesta giornata d'andata del campionato nazionale Under 17 riservato alle società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e alle società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B. Il controllo di Esposito che viene fermato dal numero 8 Vedinese De Luca. C'è già un calcio di punizione in favore della formazione partenopea. Il numero 3 Bianco lascia l'incombenza della battuta di un compagno. Decide di far circolare la palla il Napoli. L'impostazione di Gaeta. Palla per il numero 6 Massa, lungo lancio in avanti, dove c'è la chiusura in faro laterale di Sagna, che ha letto bene la traiettoria del pallone, ma il Napoli può giostrare. Rimessa laterale in zona d'attacco, Visconti ci mette il piede, Visconti, la rimessa laterale è sempre ad appannaggio dei partenopei. Esposito, conclusione smorzata, il dribbling di Credentino allontana la retroguardia dell'Avellino, alimenta l'azione per il Napoli Marrella, l'appoggio corto per Esposito che si rifugia sulla sinistra per Bianco e poi non riesce la combinazione tra Bianco e Giliberti. Alla fine c'è rimessa con le mani in favore dei padroni di casa. Napoli sicuramente propositivo in questo minuto e poco più di partita. Altra rimessa laterale, la formazione irpina guadagna metri. Giornata primaverile a Prato La Serra, nonostante siamo in ottobre. Temperatura è ben al di sopra delle medie stagionali. Pasticcia Visconti dando il là all'azione di rimessa del Napoli, la conclusione della distanza abbondantemente al lato. Ha sbagliato Visconti che immediatamente pressato si è fatto sradicare il pallone dai piedi. Poi la conclusione della distanza del calciatore del Napoli non ha sortito alcun effetto. Saporito, Sagna, Saporito, altro pressing degli azzurri, ma la combinazione degli avellinesi è ottimale. Lo scatto di Migliaccio sulla sinistra, lo attende al varco Marrella, ancora Migliaccio che dribbla l'avversario, il cross basso di Migliaccio, la palla che attraversa quasi tutta l'area, ora fuoriesce dall'area di rigore del Napoli, il cross dentro, palla allontanata da Gaeta, ci riprova l'Avellino ma alla fine la sfera termina tra le braccia di Zagari. Buona iniziativa di Migliaccio sulla sinistra. Qualche difficoltà per la retroguardia del Napoli, che comunque se l'è cavata in maniera egregia. Riparte la formazione di Chianese. Pallone filtra. Ora è pone ad essere nella disponibilità della sfera.
appoggio corto sulla destra per Sagna, ancora sulla destra si muove Caputo, lancio in avanti di Caputo, l'intervento di Esposito a mettere la palla in fallo laterale. La rimessa proprio nei pressi della panchina biancoverde. Ecco il lancio con le mani. Siamo sul versante di sinistra. Labriola. Non riesce la verticalizzazione a Labriola. Cioè il tocco dell'attaccante napoletano Esposito. Ma l'ultimo tocco è suo. E quindi c'è rimessa laterale per l'Avellino. Che può impostare con Sagna. L'appoggio per vie orizzontali a Saporito. Lungo lancio in avanti di Saporito, palla però dalle parti di Marrella che sbaglia il controllo, alla fine rimedia il compagno al suo errore, ma l'Avellino torna in possesso palla. Ancora Sagna, Saporito, movimento di Visconti, sbaglia De Luca, prova a ripartire il Napoli, anche l'Avellino è comunque reattivo, c'è una serie di batti e ribatti. De Luca, Coiro, palla per De Luca, la conclusione di De Luca di sinistro, il diagonale che termina di poco al lato, occasione gol per l'Avellino al minuto numero 4 del primo tempo, il sinistro di De Luca a mirare il palo più lontano, sfortunato il numero 8 dell'Avellino che non è riuscito ad indirizzare la sfera nell'angolino basso. Alla sinistra di Zagari, la prima occasione è di Marco Erpina al quarto minuto di gioco, ha tremato il Napoli, bianco, l'Avellino morde le caviglie degli avversari, ritmi più che discreti in questa manciata di minuti di derby campano che si disputa qui a Prato La Serra e che ha visto l'Avellino andare vicino al vantaggio. Coiro perviene sulla sfera, lotta il capitano, difende la palla, ancora Coiro ha la necessità di girarsi, riesce a farlo, nel cerchio di centrocampo c'è De Luca, il lancio di Saporito che prova a cambiare il gioco, ha capito tutto bianco, ancora l'Avellino, ritmi forsennati da parte dei ragazzi di Dario Rocco, sgambettato Visconti, calcio di punizione assegnato ai padroni di casa per il netto fallo commesso da Credentino. Sagna, lungo lancio, la protezione della palla da parte di Massa, ci sarà rimessa dal fondo, è pronto a rimettere in gioco Zagari, brivido sulla schiena per l'estremo difensore del Napoli, si è visto sbucare davanti De Luca che da posizione defilata lo ha graziato, sembrava fuori causa ormai il portiere del Napoli, occhio allora a Guadagni da quest'altra parte che viene messo giù, calcio di punizione per la squadra azzurra che ora prova a replicare all'occasione avuta dalla Villa, no c'è calcio d'angolo, non c'è calcio di punizione, sembrava che il direttore di gara avesse fischiato fallo, invece se solo corner per il Napoli, ecco la battuta, palla respinta nei pressi del primo palo da parte di De Luca, il pallone sorvola Garofalo, ci riprova il Napoli, l'imbucata perfetta per il numero 9 Esposito che non inquadra lo specchio della porta, occasione anche per il Napoli al settimo minuto di questo primo tempo piuttosto combattuto sinora. Stavolta è il Napoli a sfiorare la rete del vantaggio con Esposito, l'imbucata per l'attaccante del Napoli che ha calciato di sinistro con pone proteso nell'uscita bassa. Si è salvato l'Avellino, anche Esposito da buona posizione. Non è riuscito a centrare il bersaglio, si resta sullo 0-0 quando sono trascorsi 7 minuti, già due nitide occasioni da rete, una per parte. Prima l'Avellino ci ha provato con De Luca ed ora il Napoli con Esposito. Sagna, davvero un bel derby sinora. Ci sono tutte le premesse per assistere a una bella partita. Sagna,
Lancio in avanti del lungagnone biancoverde, impreciso per Antignano, che ha provato ad arrivare sul pallone, poi ha desistito quando ha capito che ormai era fuori dalla sua portata. Reimposta il Napoli. Cambio di gioco da parte della squadra di Chianese. Anche Guadagni non riesce ad addomesticare la sfera. Rimessa laterale per l'Avellino. Se ne incarica il numero 3 Cimmino. Palla all'indietro per Saporito. De Luca. Sagna. Cimmino. Ancora Saporito. Sagna. Il Napoli pressa. L'Avellino deve stare molto attento nei fraseggi. Intanto il gioco viene interrotto per il calcio di punizione assegnato ai Lupacchiotti. Ecco Sagna. Giornata di derby per l'Avellino nei campionati giovanili. Il campionato nazionale Primavera 2, l'Avellino sfida in casa San Michele di Serino la Salernitana. Quest'oggi c'è il Napoli contro l'Under 17 della società biancoverde. Osservano un turno di riposo i campionati nazionali Under 16 e Under 15 per gli impegni delle nazionali di categoria. Rimessa laterale in zona d'attacco intanto per i padroni di casa. La gittata in aria, palla respinta di testa dalla difesa del Napoli. L'Avellino prova a rendersi pericoloso ancora con Caputo. Coiro è in posizione regolare, sbaglia incredibilmente Coiro. Che errore da parte del capitano biancoverde, che si dispera e ne ha ben d'onde. Che chance ha fallito Coiro, da posizione favorevolissima. Compito a nostro avviso molto molto più agevole rispetto a quello di De Luca. Che cosa ha fallito Coiro, ha venuto di nuovo vicino al vantaggio. Quanto rammarico per il capitano biancoverde, classe 2001, tu per tu con Zagari. Ha tentato il pallonetto, avrebbe sicuramente potuto far meglio, ha scelto la conclusione morbida, non una soluzione di potenza. Ed ha fallito il gol del possibile dell'1-0. Riparte l'Avellino, già tre occasioni da rete, due per i Lupi, una per il Napoli. Marrella all'indietro per Zagari. Avvio veemente della formazione biancoverde al cospetto dei più quotati avversari, che stanno soffrendo appunto l'intraprendenza dei Lupacchiotti. Ora seguiamo Marrella che si sgancia sulla destra, il traversone basso, facile preda dei difensori biancoverdi, allontana Sagna. Anche il Napoli ha avuto un'opportunità con Esposito, ma sicuramente quella è più eclatante, si è avuta con Coiro, che liberissimo ha incredibilmente spedito il pallone oltre la traversa. Ha cercato la precisione l'attaccante biancoverde, gli è andata male. Buon per Zagari, che l'ha scampata bella per la seconda volta. Avanza ora il Napoli, vuole scuotersi la formazione di Chianese. Non un impatto perfetto sul match quello degli azzurri. Intanto c'è il primo giallo della partita, ammonito un calciatore partenopeo. Fallo commesso ai danni del numero 8 De Luca. Calcio di punizione per l'Avellino, primo provvedimento disciplinare da parte del signor Giovanni Nicoladi, appartenente alla sezione di Caserta. La terna arbitrale è campana. Esposito allontana Visconti. Sagna irrompe con il suo fisico, tiene palla Sagna, serve nello stretto il compagno Antignano. Ancora Avellino, si allunga il pallone un giocatore della formazione biancoverde. Guadagni, appoggio sulla destra per Credentino, l'intervento di Ippone a deviare il pallone in corner sul cross velenoso di Credentino.
un destro a metà strada tra l'assist e il tiro in porta. Pone ha smanacciato in corner, tiro dalla bandierina per il Napoli, sotto misura il colpo di testa tentato da Gaeta. Attenta la difesa biancoverde, lo spiovente, insiste il Napoli. Ancora la formazione partenopea con Guadagni, il pallone filtra, palla nell'area piccola, trema l'Avellino stavolta, il Napoli insiste ancora. Riesce a venire fuori la formazione di Rocco con De Luca che magistralmente difende il pallone, ora Sagna. Palla ricacciata lì davanti, il colpo di testa di Sagna che trova l'assistenza di Visconti. Garofalo allontana energicamente, il Napoli non molla la presa, tiene l'Avellino nella sua metà campo. Sbaglia però la formazione partenopea. Prova a costruirsi un'altra chance l'Avellino con Migliaccio che avanza sul versante di sinistra, entra in area, prova ad accentrarsi Migliaccio, conclusione murata da Gaeta che è il calciatore del Napoli ammonito in precedenza. Il break partenopeo, ancora la formazione di Chianese, ci ha provato dalla lunga distanza la formazione partenopea, nulla di fatto. La conclusione altissima, nessun problema per Pone che si appresta al rinvio. Siamo giunti al 14° del primo tempo, sempre 0-0 tra Avellino e Napoli. Tre occasioni nitide, due per l'Avellino, una per il Napoli. Pone prova a ripartire l'Avellino con Caputo. Visconti perde palla, era il passaggio favorendo la ripartenza del Napoli. Esposito, Bianco, pallone in aria, la presa facile di Pone, palla innocua, attende che i suoi compagni risalgano la corrente, poi alla fine l'estremo difensore preferisce servire Saporito. Sagna, ancora Sagna, deve guardarsi all'attacco di Esposito, si ricomincia da Pone, palla ancora per Sagna, ha un po' di spazio Sagna, lancio per il compagno, trattasi di Coiro, si chiudono le maglie azzurre, palla scaraventata in favore laterale, si arrabbia Chianese con i suoi, messa laterale in favore dell'Avellino. Colpo di testa di Bianco, rimessa laterale ancora in favore dei Lupacchiotti di Irpinia che guadagnano qualche metro. Dario Rocco può essere sicuramente soddisfatto dell'approccio dei suoi al match. Ecco Visconti che lotta con l'altro numero 4 Esposito. Altra rimessa laterale in favore dei padroni di casa che prova a cingere d'assedio gli avversari, rendere la propria manovra ancora più insistente. Il cross di Caputo, Marrella libera a grandi falcate, prova ad avanzare il Napoli, la corsa è stata interrotta, rimessa laterale comunque in favore degli ospiti. L'ultimo tocco è del numero 9 Esposito, rimessa laterale in favore dell'Avellino, da Cimmino a Sagna, l'appoggio sulla destra per Caputo, rasoterra filtrante di Caputo per Coiro, tiene palla Coiro, attende l'inserimento del numero 7 Antignano, la conclusione di Antignano, defilata, Zagari respinge, poi c'è un difensore partenopeo a togliere le castagne dal fuoco sulla corta respinta del proprio portiere, nessun calciatore dell'Avellino pronto, scaltro nel tapin. Altra opportunità per la formazione allenata da Dario Rocco che sta mettendo in grossa difficoltà il quotato Napoli. Rimessa con le mani in favore della squadra azzurra che ha già rischiato tre volte in questi primi 17 minuti di partita. Garofalo, Sagna, Pone vuole ragionare, la sfera tra i piedi, va al rilancio, Credentino
nel cerchio di centrocampo, riesce a servire con la punta del piede il compagno Labriola, si allarga e riceve sulla sinistra Bianco, entra in area Bianco, lo slalom che non riesce per l'opposizione finale di Sagna. Insiste Napoli con Giliberti, ancora Giliberti. Giliberti non riesce a crossare, tiene comunque palla, tende rinforzi, alla fine crossa comunque, palla allontanata di testa da Visconti, lancio per Coiro, intervento di Massa a disinnescare l'attaccante biancoverde che comunque è terminato in fuorigioco. Calcio di punizione per il Napoli, 18° di questo primo tempo, 0-0 tra Avellino e Napoli. La formazione padrona di casa si è costruita già 3 occasioni da rete non concretizzate, si resta sullo 0-0. Lo slalom di Occhio sotto misura, c'è un rimpallo, alla fine pone Saccartoccia e fa suo il pallone, non ha trovato il pertugio giusto Esposito per colpire sotto misura. Il tutto è nato da un'azione di Giliberti che ha seminato scompiglio sul versante di sinistra. Caputo, Visconti, ancora l'Avellino in possesso palla, ringhiano i lupi, Cimmino, ancora Cimmino che torna in possesso della sfera, Visconti, alla fine la sfera finisce ad Esposito, occhio al Napoli, Esposito si allarga sulla destra, Guadagni, entra in area Guadagni, il traversone basso, la respinta di Pone sul tiro di Credentino, se non andiamo errati, stavolta ha rischiato l'Avellino, chance per il Napoli, il movimento di Antignano che circunnaviga, Antignano porta palla, Antignano non riesce a superare l'ultimo baluardo, insiste la formazione biancoverde, avere un bel derby qui a Prato La Serra, di sicuro non ci si sta annoiando, lotta Credentino, l'Avellino torna in possesso palla, Sagna, De Luca, Saporito, ancora Saporito, ennesimo scambio con Sagna, lancio sulla destra impreciso da parte del numero 5 dell'Avellino, rimessa laterale per il Napoli, accompagna con lo sguardo Bianco la fuoriuscita del pallone, può reimpostare la formazione partenopea anche sta vicina al vantaggio qualche minuto fa. Garofalo, pallone filtra, ma Gaeta anticipa l'avversario, di testa l'alto numero 5 Sagna, Garofalo sbaglia, Saporito piuttosto approssimativo del disimpegno, rimedia in qualche modo al suo errore, può ripartire l'Avellino con Migliaccio, anzi De Luca, chiedo scusa, De Luca, Migliaccio, De Luca, è fuori gioco però, il gioco è stato interrotto per la posizione irregolare di un calciatore biancoverde, calcio di punizione in favore della squadra ospite, tutto da rifare, il pallone va posizionato nell'esatto punto di battuta, batterà Zagari il calcio di punizione, il colpo di testa di Sagna che fa valere la sua statura, ora Labriola, va giù Labriola, lascia correre il direttore di gara, Esposito che si libera benissimo con agilità dell'avversario, la verticalizzazione ha capito tutto però Saporito, può ripartire l'Avellino in contropiede, Migliaccio fermato, anche in questo caso il direttore di gara sorvola, Marrella di testa Saporito, alla fine c'è fallo su Visconti, trattenuto irregolarmente, calcio di punizione per l'Avellino, 22°, sempre 0-0 a Prato La Serra tra biancoverdi e partenopei, derby valido per la 6ª giornata d'andata del campionato nazionale Under 17 riservato alle formazioni di Serie A e di Serie B. Raggruppamento C, Coiro prova il palleggio, Coiro che ha fallito una buona opportunità a tu per tu con Zagari, intanto l'attaccante
conclude di destro, tiro debole, telefonato, vita facile per Zagari, Esposito per il Napoli, la palla ritorna nella metà campo partenopea per un attimo, ancora Esposito, Bianco, circondato Giliberti che va giù, lascia correre l'arbitro, anche in questo caso è in fuorigioco Antignano, calcio di punizione per il Napoli. Riceve palla a Esposito, sbaglia il Napoli nell'impostazione, può ripartire l'Avellino, Saporito dribbla l'avversario, lancio morbido per Migliaccio, Migliaccio affrontato, pallone non filtra da un avversario, trattasi di Gaeta, c'è comunque rimessa laterale in favore dell'Avellino che prova nuovamente a farsi giù dalle parti di Zagari. Caputo, duellano Bianco e Antignano, alla fine il numero 3 del Napoli riesce ad allontanare il pallone, poi c'è ancora un'altra rimessa con le mani per gli azzurri con lo stesso Bianco che va alla battuta. Bianco, altro lancio in avanti, Esposito controlla di petto, poi col sinistro serve Labriola, palla per Guadagni, Guadagni porta palla, dai e vai con il compagno, si gira Labriola, si chiudono le maglie biancoverdi, un muro impenetrabile davanti alla Labriola, prova a ripartire l'Avellino, Coiro, passaggio in profondità per Garofalo, sovrastato da Credentino che gli ha sbarcato la strada. C'è comunque rimessa laterale per la formazione irpina quando siamo al 25esimo della prima frazione di gioco. È sempre 0-0 tra Avellino e Napoli. Guadagni, fermato Guadagni. Manovra l'Avellino, Cimmino. Il break partenopeo con Guadagni. Arriva sulla sfera per primo Saporito che allontana in maniera decisa. Fallo commesso da Migliaccio sull'avversario. Calcio di punizione per il Napoli. Si arrabbia Migliaccio in totale disaccordo con la decisione dell'arbitro di accordare la massima punizione al Napoli. Attenzione ora all'intraprendenza di Giliberti che viene fermato all'atto del suo ingresso in area. L'intervento di Esposito, rimessa laterale per l'Avellino, si agita mister Chianese in panchina, calma apparente per Dario Rocco, rimessa con le mani in favore di Lupacchiotti che sinora stanno ben figurando, va giù Coiro, si corre comunque anche in questo caso, avanzata bandanzosa del Napoli, Esposito non riesce il dai e vai con Bianco, si spiegano i due, l'Avellino può ripartire con Caputo, ancora Caputo, Visconti si allarga, alla fine alleggerisce per Pone, Pone rilancia di destro, manca il pallone da Briola, ecco Coiro, deve vedersela con Gaeta, Coiro prova a servire nello stretto De Luca, l'avanzata autoritaria di Credentino è tutto solo sulla sinistra, il numero 7 Barrella, murato anche in questa circostanza, più volte il calciatore partenopeo ha tentato di penetrare in area in maniera decisa e per l'ennesima volta è stato fermato. Rimessa laterale ora per il Napoli. Guadagni, appoggio per il compagno, anche in questo caso fa buona guardia Saporito,
Avellino però non riesce più a ripartire, il Napoli diventa maggiormente insistente. Marrella, ancora Marrella, in qualche modo gli frena la corsa il numero 11 Migliaccio. Ancora Napoli, occhio alla penetrazione di Credendino, va giù Esposito, non c'è nulla. Ancora l'Avellino con Antignano, fermato Antignano. Garofalo, si guarda intorno, Garofalo può avanzare, alla fine sceglie la soluzione Migliaccio, è una soluzione non felice perché il suo lancio, il suo assist al compagno è troppo lungo perché quest'ultimo potesse arrivare sul pallone. Può ripartire il Napoli, sfuma una potenziale occasione per l'Avellino. Ecco il Napoli che si propone con Giliberti. Il tiro di Giliberti si distende, pone, la palla termina sul fondo. Sta per scoccare la mezz'ora al nostro cronometro. Reti sempre inviolate al posto di Pratola Serra. Impianto sportivo intitolato alla memoria di Modestino De Cicco. Esposito, l'apertura sulla sinistra per il libero Giliberti, e in aria Giliberti, ci prova Giliberti dalla distanza e attento pone che in due tempi fa suo il pallone. La conclusione di punta di Giliberti, attento tra i pali il portiere avellinese a bloccare la sfera. Si è liberato al tiro stavolta Giliberti, non ha voluto tentare l'ennesimo dribbling. Pone gli ha detto di no sulla violenta conclusione di destro. Ancora Giliberti, avanza Giliberti in profondità per Esposito, ancora Esposito, Giliberti, sempre lui Giliberti, va giù, intervento regolare di Sagna. Coiro la gira subito a destra per Antignano, palla di ritorno per Coiro, non si chiude il fraseggio dei due ma c'è Garofalo da alimentare l'azione per i biancoverdi. Ancora Garofalo, Visconti, gioca bene l'Avellino, la posizione di Antignano è regolare, il diagonale, palla sul fondo, si salva ancora il Napoli, fallisce un'altra chance l'Avellino, il collo pieno di Antignano, il diagonale del numero 7 e palla al lato. Altra buona opportunità per la formazione biancoverde, se ne contano ben 4 sinora. Altra chance fallita la squadra di casa, che in un poker di occasioni ha sfiorato la rete dell'1-0. Il rilancio di Zagari, un buon Avellino comunque al cospetto del più quotato Napoli. Calcio di punizione per la formazione partenopea, la battuta di Marrella, guadagni sulla destra, guadagni, prova a seminare Cimino, guadagni, temporeggia Cimino, non gli lascia spazio. Credentino, il dribbling, si allunga il pallone e alla fine strattona l'avversario, inducendo il direttore di gara ad assegnare il calcio di punizione ai padroni di casa. Va a raccogliere il pallone, pone, probabilmente sarà lo stesso portiere a battere il piazzato. Sì, attende che i suoi risalgano la corrente. La battuta del portiere dell'Avellino, palla all'indirizzo di Coiro che viene fermato in maniera regolare. Riparte il Napoli, guadagni, ancora guadagni, appoggio per il numero 10 Labriola che tenta una conclusione priva di pretese, rimessa dal fondo in favore dell'Avellino. Pone, appoggio per il numero 2 Caputo che lascia l'incombenza dell'impostazione della retrovie a Sagna, il quale l'appoggia a Saporito. Saporito ancora per Sagna,
Avanza a testa alta il numero 5 biancoverde. Il pallone filtra e termina dalle parti di Zagari, senza che Coiro potesse tentare qualcosa. Il lancio del portiere del Napoli. Napoli che disputa le gare interne nell'impianto di Sant'Antimo, comunità cittadina dell'Interland, è il capoluogo di regione, a nord della città partenopea. Rimessa laterale per la formazione ospite, discreta presenza del pubblico in tribuna. Ha corso a Prato La Serra per assistere al derby campano della sesta giornata di campionato. Rimessa laterale ancora in favore degli ospiti, stavolta sul versante opposto. Esposito, cross nell'area di rigore, l'uscita di Pone a sovrastare tutti. Migliaccio, Visconti, lancio in una zona di campo dove non ci sono maglie biancoverde. Con tutta calma Zagari va a raccogliere il pallone e serve Gaeta. Esposito, ancora il movimento di Giliberti. Giliberti torna in possesso palla, entra in aria, il dribbling di Giliberti fermato ancora una volta. Si è intestardito nel dribbling e non è la prima volta che accade. Giliberti, boom per l'Avellino, ancora il Napoli dalla distanza. Giliberti a sfiorare il palo sinistro della porta difesa da Pone. Ci ha riprovato il numero 7 campano del Napoli e palla al lato non di molto, brivido sulla schiena dell'Avellino. Dalla lunga distanza Giliberti ha provato a far male, la buona sorte non lo ha assistito. Ecco Coiro, siamo già sul versante opposto di testa Marrella per Zagari. Riecco il Napoli. Esposito avanza, serve sulla destra la corrente Credentino, lo scambio con Guadagni, palla di ritorno per Credentino. Marrella, Credentino, palla in area, intervento risolutore di Visconti in scivolata, ma il gioco è stato arrestato per la posizione irregolare di Esposito. Calcio di punizione per l'Avellino. 36esimo minuto, non si schioda lo 0-0 tra Avellino e Napoli. Le migliori chance le ha costruite la formazione di casa e sinora è sicuramente un quadro un po' sorprendente, visto almeno sulla carta i valori differenti tra le due formazioni. Non riesce nell'avanzata Antignano. Ecco Giliberti, lo scambio con il numero 10 Labriola, palla di ritorno per Giliberti, lo scambio ancora con Labriola che non riesce a trovare il pertugio giusto per prevenire la conclusione. Anticipato Coiro, che si arrabbia con se stesso. Guadagni, avanza Guadagni, lo scambio con Esposito, la conclusione scivolata per l'attaccante partenopeo che non trova lo specchio della porta. Abile Pone a chiudergli il varco. Non ha tagliato Esposito sul secondo palo. C'è rimessa dal fondo, si è sganciato Esposito dalla marcatura, in scivolata di destro ha calciato e ha spedito il pallone al lato.
stavolta l'Avellino ad aver rischiato. Coiro ruba palla ad Esposito, commettendo fallo però. Si arrabbia Coiro col direttore di gara, le proteste plateali dell'attaccante e capitano dell'Avellino. Guadagni. Credentino. Esposito. Prova verticalizzazione il Napoli. Avellino attento a salvaguardia della propria area di rigore. Credentino. Gaeta, rilancio. Si lotta. Garofalo di testa. La sfera che non viene raccolta da nessun compagno. Può ripartire il Napoli. Occhio alla Briola. Colto in controtempo Esposito. Prova il break l'Avellino. Lancio per Coiro. Anticipato nettamente dal difensore avversario. Occhio a Giliberti che può reimpostare. Insiste Giliberti che beffa Caputo. Ancora Giliberti che resiste ad un fallo dell'avversario. Alla fine cross. Palla irraggiungibile per tutti. Rimessa dal fondo in favore dei padroni di casa. 39esimo minuto di gioco. Ci avviciniamo all'intervallo. Sempre 0-0 tra Avellino e Napoli. Il rinvio di Pone. Il duplice fischio del signor Nicoladi di Caserta. Termina qui il primo tempo. Avellino e Napoli vanno in riposo sullo 0-0. Un buon Avellino al cospetto dei partenopei. La formazione di Dario Rocco avrebbe meritato anche il vantaggio. 0-0 all'intervallo. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, immagini ancora dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato la Sera. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio che vede contrapposti Avellino e Napoli, derby campano valido per la sesta giornata del campionato nazionale Under 17, riservato alle formazioni di Serie A e di Serie B, raggruppamento C. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, l'Avellino ha creato più occasioni degli ospiti e avrebbe meritato sicuramente di andare a riposo in vantaggio. Un buon primo tempo da parte della formazione di Dario Rocco al cospetto di un Napoli che ha avuto anche dalla sua un paio di occasioni, ma sinora non ha mostrato tutto il suo potenziale. E dunque l'Avellino ha tutte le carte in regola per giocarsela in questi secondi 40 minuti di gioco. C'è fallo commesso ai danni di un calciatore del Napoli, altro calcio di punizione per la squadra partenopea nel corso di questa partita. Gioco piuttosto spezzettato nel corso della prima frazione. Lancio di Esposito. Ecco Giliberti tra i più propositivi dei suoi, l'appoggio sulla destra per Labriola, palla respinta, ancora Labriola che può riprovarci, il cross di Labriola, altra palla respinta, stavolta è Sagna ad allontanare di testa sul destro violento di Esposito, la palla termina in favo laterale, rimessa con le mani in favore degli azzurri, ancora in zona d'attacco. È pronto Marrella, appoggio in aria per il numero 16,
Caiazzo è entrato in campo, dunque il Napoli ha operato la prima sostituzione avvenuta nel corso dell'intervallo. Entrato in campo il numero 16 Caiazzo. Il secondo tempo iniziato da 1 minuto e 30 secondi. Sagna. Lancio in avanti di Visconti. Di testa va a colpire Marrella. De Luca. Caputo. Cambio anche per Avellino, dentro Corcione, maglia numero 17. Gli allenatori dunque hanno operato delle sostituzioni nel corso dell'intervallo. Reimposto il Napoli. Il dribbling di Credentino. Palla sulla sinistra per Marrella. Lancio in avanti, troppo lungo per Labriola. Pone a Branca Impresa. Saporito, buona prestazione nel corso del primo tempo per Saporito, ma per tutta la difesa dell'Avellino, che ha davvero concesso poco agli avanti napoletani, ma nel complesso prestazione più che buona da parte della formazione allenata da Dario Rocco. Ancora Giliberti, una vera e propria spina del fianco, la respinta maldestra di Pone sulla conclusione di Giliberti. Ci ha messo una pezza un difensore bianco-verde, rimessa laterale per il Napoli. Il solito Giliberti a creare ansia, a creare scompiglio. Rimessa con le mani in favore dei partenopei, che danno l'impressione di avere un approccio diverso rispetto alla partita, rispetto al primo tempo. Ora l'Avellino può distendersi. Coiro. Che chance fallita dall'attaccante biancoverde a metà primo tempo. Cimino, cross di Cimino, la presa di Zagari. Sui piedi di Coiro l'occasione più eclatante, più significativa. A tu per tu con Zagari, libero da marcature. Ha scelto la soluzione morbida, non ha trovato lo specchio della porta. Garofalo, vedremo se l'attaccante biancoverde, nonché capitano della formazione irpina, classe 2001, in questo secondo tempo riscatterà il clamoroso errore. Ancora l'Avellino con Cimino, avanza Cimino, simile a un avversario, l'opposizione efficace di Gaeta. Gaeta ruba anche palla al compagno, poi se la allunga, palla in aria per Coiro, che è in posizione irregolare. Ha calciato l'attaccante, ma l'azione era stata arrestata dalla segnalazione dell'assistente di destra, del signor Giovanni Nicoladi, appartenente alla sezione di Caserta, chiamato a dirigere il derby qui a Prato la Serra. Rincorre il pallone Marrella, la sfera ha un rimbalzo, alla fine il fallo laterale, anzi il calcio di punizione, viene assegnato al Napoli, che riparte dunque con massa. Di testa ci va ancora Saporito. Esposito, la ricaccia in avanti, di testa ancora massa, il colpo di testa di Labriola, allontana Sagna. Una serie di batti e ribatti, ma anche di errori da parte delle squadre. Fraseggi errati, calciatori traditi dalla frenesia. Calcio di punizione, Esposito, l'appoggio sulla sinistra per Bianco. Ecco Giliberti, il filtrante per Bianco, il cross basso. Altra respinta dei biancoverdi, palla ricacciata in avanti. Coiro ben neutralizzato, alla fine Massa spedisce il pallone in faro laterale senza pensarci su due volte. Rimessa con le mani in favore dell'Avellino, batte Caputo, maglia numero 2. Sagna,
L'Avellino perde palla, prova a districarsi la Briola e lo fa benissimo, palla per Esposito, lo scatto di la Briola tallonato da Sagna, la Briola difende palla, non supera il numero 17 Corcione. Intanto hanno qualcosa da dirsi Sagna e la Briola, scaramucce 3-2, il diverbio viene subito sedato dall'arbitro che si è frapposto fra i due. Ora Sagna dialoga anche con Esposito. Calcio di punizione per l'Avellino. Punizione battuta in maniera troppo frettolosa, tutto da rifare. È il sesto della ripresa. Non si sblocca lo 0-0 iniziale. Saporito lascia scorrere il numero 5 Gaeta a beneficio di Zagari. Massa aggredito, Massa riesce a liberarsi di un pallone che scotta. Adesso la Briola che ha un po' di spazio, avanza la Briola, supera Sagna, la Briola, la conclusione respinta da Pone, ancora il numero 10 del Napoli, cross all'altezza della tre quarti, tiro svirgolato e Pone fa il suo, l'oggetto del contendere. La respinta del portiere biancoverde sulla conclusione non irresistibile di la Briola al termine dell'incursione del numero 10 partenopeo. In scivolata l'intervento di De Luca a spedire il pallone in faro laterale, altra rimessa con le mani a beneficio degli uomini di Chianese. Ancora Avellino, prova il colpo di tacco Antignano a disorientare Bianco che non si lascia superare, che non ha boccato il gesto tecnico del numero 7 biancoverde. Il lancio di Caiazzo, occhio il numero 11 Guadagni, ancora Guadagni che porta palla, serve Caiazzo che prova a calciare, viene neutralizzato Caiazzo, palla ancora sulla tre quarti, insiste il Napoli, ecco che la sfera viene a Giliberti quando si accende Sondolori, è quello che ha creato maggiori pericoli con il suo movimento la squadra biancoverde. Intanto dalla distanza ci ha provato la Briola, palla altissima, ottavo della ripresa, rimessa dal fondo che sarà battuta dal portiere Avellini e Sepone, bravo a respingere sul primo palo la conclusione di la Briola. Rilancio del portiere dell'Avellino, Guadagni sul pallone, il dribbling di Guadagni riesce a servire magistralmente la Briola, la manovra del Napoli diventa maggiormente avvolgente, l'Avellino che dà l'impressione di non riuscire ad avanzare il proprio baricentro. Gioco interrotto, si profila un altro cambio tra le fila del Napoli. Il guardalini si reca nei pressi del centrocampo, lascia il rettangolo di gioco il numero 11 Guadagni per il Napoli, l'altro Guadagni maglia numero 20, omonimi tra le fila partenopee, fuori un Guadagni numero 11, dentro un altro Guadagni maglia numero 20. Palla restituita dal Napoli all'Avellino, Pone può impostare. Portiere biancoverde va al rinvio, fermato per l'ennesima volta Coiro. Altra palla in faro laterale, stavolta con la rimessa con le mani è ad appannaggio
dei biancoverdi. Saporito, Corcione, Cimmino, lancio in avanti, la chiusura di Gaeta, rimessa laterale per la squadra padrona di casa. Temporeggia la formazione biancoverde, il Napoli comunque si è risistemato lì dietro, lo scatto tentato da Vagnano, tentativo vano perché la sfera è terminata oltre la riga laterale, rimessa con le mani che batte il Napoli. Vediamo cosa accade in questo frangente. La rimessa va ripetuta e Bianco ad incaricarsi della rimessa in gioco. Il tocco di Antignano, lotta Coiro, anche qui la palla è uscita, altra rimessa con le mani per il Napoli, Esposito la gira sulla destra per il numero 2 Marrella. Cajazza, l'appoggio per Guadagni appena entrato, calcio, no, c'è rimessa dal fondo per il Napoli, per l'Avellino, chiedo scusa, non c'è calcio d'angolo, chiedeva il corner Guadagni, è protestato per qualche secondo con il guardaline, c'è rimessa dal fondo per l'Avellino che riparte con Caputo, gli si fa incontro Giliberti, De Luca, all'alba del match anche De Luca ha avuto sul sinistro l'occasione per poter pervenire all'1-0. Ecco la Briola, la conclusione di Guadagni, ancora Guadagni che può riprovarci e sigla la rete dell'1-0 alla 13esimo, il neo entrato Guadagni porta il Napoli in vantaggio per l'esultanza dei tifosi azzurri giunti a Prato la Serra. Guadagni aveva da prima calciato, il pallone gli è ritornato sul sinistro che con freddezza Guadagni, con un tocco da biliardo, ha spedito il pallone in fondo al sacco, incolpevole pone immobile il portiere biancoverde. Appena entrato Guadagni porta in vantaggio il Napoli, azzeccata ora la mossa di Chianese, l'Avellino è sotto di un gol. Diciamo che la formazione di Dario Rocco sta combinando poco sinora nel corso di questa ripresa. Il Napoli dava l'impressione di aver alzato il baricentro della propria azione, di non soffrire più l'intraprendenza dei biancoverdi rispetto a di quanto accaduto nel primo tempo, e l'insistenza partenopea è stata premiata e sfociata nella rete di Guadagni, entrato qualche minuto prima, che ha sbloccato lo 0-0 ed ha portato dunque il Napoli in vantaggio, che sta legittimando, ripeto, per quanto visto dall'inizio del secondo tempo. L'Avellino fatica ad impostare, ora ci riprova la formazione di Rocco che vuole rientrare in partita, vuole riacciuffare la parità. La presa di Zagari, il rilancio del portiere del Napoli, intervento di Sagna, fuorigioco di rientro, calcio di punizione che deve essere ribattuto. È scoccato il quarto d'ora di gioco, al 13esimo Guadagni ha portato il Napoli in vantaggio nel corso di questa ripresa. Avellino 0, Napoli 1. Saporito, lungo lancio, Antignano la mette subito dentro, palla respinta, non c'erano
calciatori biancoverdi nei pressi dell'area piccola. Lotta Caputo in maniera stoica. Rimessa per il Napoli. Avanti di un gol grazie a Guadagni, che ha freddato da distanza ravvicinata, pone immobile sulla conclusione sul raso terra del numero 20 del Napoli. Ora Giliberti, ancora Giliberti, Corcione su di lui. Alla fine c'è rimessa laterale per, no, calcio di punizione per l'Avellino. Avevamo quella zona di campo, era, non era nella nostra visuale, quindi non abbiamo potuto vedere inizialmente che cosa fosse accaduto. C'è calcio di punizione per l'Avellino per il fallo commesso da Giliberti. Coilo, palla respinta, Giliberti va a recuperare in scivolata il pallone. Marrella, Sagna, ora De Luca per lo scatto tentato dal numero 7 Antignano, palla troppo lunga per Antignano, vita facile per Zagari che raccoglie il pallone e serve Gaeta. Marrella, Gaeta, Esposito, Caputo per l'Avellino, all'indietro per Pone. Il lancio del portiere biancoverde, il colpo di testa di Antignano, palla che ritorna dalle parti di Antignano, lo scambio con Coilo, la triangolazione non continua perché c'è l'intervento dei calciatori partenopei, ma ancora Guadagni, match winner sinora. Guadagni accelera sulla destra, entra nella Guadagni, va giù, sarà ammonito per simulazione il numero 20 del Napoli, sì, ammonito per simulazione. Intanto ancora tensione tra Sagna e Labriola, anzi Esposito. Il direttore di gara richiama i due ad un comportamento più consono alle regole. Ammonito per simulazione Guadagni per il Napoli. Il tutto rientra, si può ripartire con la formazione partenopea in vantaggio per una rete a zero. Il gioco è fermo. Due sostituzioni per la squadra di Dario Rocco a caccia del gol del pareggio. Ha fatto poco sinora la formazione biancoverde per impensierire Zagari nel corso di questa ripresa. Dopo un brillante primo tempo, il team di casa dà l'impressione di essersi un po' seduto. 20 minuti e poco più a disposizione per raddrizzare le sorti di questa partita. Sagna, lancio in avanti di Sagna per Coiro, il sinistro di Coiro e palla al lato di un soffio, Avellino vicino al pareggio, opportunità per il capitano biancoverde, la seconda di questa partita, il collo pieno di Coiro, palla indirizzata sul primo palo esterno della rete, colpito dal capitano dell'Avellino. Formazione di casa per la prima volta pericolosa nel corso di questo secondo tempo, quando siamo al 19° minuto. La stoccata di Coilo, stavolta poco attenta, poco vigile la difesa del Napoli, si è liberato dal tiro l'attaccante dell'Avellino, che però ha fallito per la seconda volta. Una buona opportunità, Napoli sempre in vantaggio per una rete a zero. Colpo di testa di Caputo, messa con le mani, battuta da Bianco. La disattenzione da parte dei partenopei che poteva costare caro agli azzurri. Intanto viene ammonito Sagna, piuttosto nervoso, il numero 5 dell'Avellino, che
più di una volta ha battibeccato con gli avversari. Insolitamente nervoso Sagna. Resta al tappeto Giliberti, toccato duro dalla centrale biancoverde, anche se in questo caso trattasi di uno scontro di gioco. Però l'intervento falloso è netto e la munizione ci sta tutta. Munito anche Sagna. Sempre giù Giliberti, massaggiato al capo, spray sul fianco sinistro per il numero 9 Esposito. Calcio di punizione per la squadra del Napoli. Si avvia ai bordi del campo Giliberti, mentre Labriola è pronto a battere il calcio di punizione. Tre gli uomini sistemati da Pone in barriera. Vediamo quale soluzione adotta Labriola sugli sviluppi di questo calcio di punizione. La media rincorsa del numero 10 del Napoli prova la conclusione diretta Labriola, palla respinta dalla barriera. Esposito, insiste il Napoli, ancora Labriola, Sagna allontana. L'intervento di sinistro da parte di Bianco. Dall'altra parte raccoglie il pallone il numero 3 Cimino. Rimessa per il Napoli. La palla è terminata direttamente in faro laterale. Fallisce la ripartenza di Cimino. Siamo al 22esimo della ripresa. Napoli conduce per 1-0. Il gol di Guadagni al 13esimo sta decidendo il derby di campionato, match valido per la sesta giornata d'andata del campionato nazionale Under 17. Punizione per l'Avellino intanto, la battuta di Cimino. Palla allontanata dalla difesa del Napoli. Cimino, la conclusione volante da parte del numero 18 Ferraro, altro neo entrato. Palla, opportunità anche per Ferraro, la sua conclusione di destro è terminata al lato di qualche metro, rimessa dal fondo, potenziale occasione anche questa. Il Napoli deve stare attento perché l'Avellino, nonostante lo svantaggio, è riuscito a costruirsi un paio di opportunità. La gara è tutt'altro che chiusa. Calcio di punizione per la formazione partenopea allenata da Chianese. E con la battuta del piazzato, intervento di Caputo da allontanare. Bianco per il Napoli. Riparte l'Avellino con Corcione. Saporito. Va giù un calciatore partenopeo, trattasi di Marrella. Calcio di punizione ancora per la squadra azzurra. Ecco il fischio del direttore di gara. Palla ricacciata in avanti, svetta Saporito. Il break bianco-verde con il numero 7 Antignano per vie centrali. Perde palla Antignano per l'intervento di Labriola. Guadagni, Giliberti, ancora Giliberti, l'ennesimo ingresso in area da parte di Giliberti. Palla al piede, ancora Giliberti, fermato stavolta in maniera regolare. Non c'è nessun fallo sul numero 7, sul vivace numero 7 partenopeo. Il Napoli però riconquista palla. Il dribbling di Caiazzo. Guadagni. Giliberti. L'ennesima sgroppata e ancora una volta viene fermato. Rimessa dal fondo, l'ultimo tocco è di Guadagni. Involontario.
tocco del calciatore partenopeo perché la sfera gli è calambolata addosso. Rimessa dal fondo che sarà battuta da Pone. 4 minuti alla mezz'ora. Il Napoli conduce a modestino di Prato della Serra per una rete a zero. Giliberti, la Briola prova ad incunearsi, è in posizione irregolare, Esposito poneva il rilancio, ha concesso il vantaggio il direttore di gara Coiro, serve Antignano, ottimo movimento di Ferraro, insiste l'Avellino, ci prova De Luca, conclusione murata, Falco, Caputo, un altro ne è entrato, ancora Caputo, ancora Avellino, Corcione, Saporito, palla ancora per il numero 6 dell'Avellino, passaggio ravvicinato per Falco che non riesce a crearsi lo spazio sufficiente per poter avanzare, fermato il numero 10 napoletano Labriola in maniera irregolare, c'è anche giallo all'indirizzo di un calciatore dell'Avellino, anche crampi per Labriola, secondo giallo tra le fila bianco-verdi. Si rialza in questo momento il numero 10 del Napoli under 17. Numero di maglia prestigioso per quanto riguarda la storia della società del Napoli, inutile ricordarlo, anche se siamo a livello delle giovanili in questa circostanza. Calcio di punizione per la squadra ospite che può respirare, che può far trascorrere altri secondi. 28esimo, 2 minuti allo scoccare della mezz'ora. Bianco alla battuta della rimessa con le mani. Due calciatori in palleggio, lotta il numero 17 Corcione, alla fine riesce l'Avellino a far avanzare Falco, bello il colpo di tacco di Coiro a servire il numero 18 Ferraro, occhio d'Antignano, l'opposizione di massa e ci sarà semplice rimessa dal fondo. Buona la ripartenza bianco-verde, massa ha tolto le castagne dal fuoco sull'incursione in aria di Antignano, ancora sostituzione per il Napoli, sta per arrivare il turno di Esposito, maglia numero 19, le raccomandazioni di Chianese al suo calciatore che si appresta ad entrare in campo. Vedremo al posto di chi? Al posto del numero 10, Labriola, che si avvia l'MLM verso il compagno che sta per prendere il suo posto. Siamo alla mezz'ora esatta della ripresa. 1-0 per il Napoli, decide Guadagni. Si appresta a riviare il pallone Zagari. Svetta di testa il numero 16 Caiazza. Il Napoli manovra ora, viene fermato il numero 20 Guadagni, ci riprova l'Avellino, Corcione, Esposito. Fermato anche Esposito, Coiro, Caputo, Saporito, Cimmino,
Ancora Avellino, ancora Cimmino, palla per Coiro all'indietro, peccato. È stato colto il leggero controtempo il compagno. C'è un po' di confusione ora. Corcione, Cimmino, pallone non filtra, allontana Esposito con decisione. C'è Saporito per l'Avellino. A testa bassa la formazione di Rocco che deve avanzare, deve trovare spazio per poter perforare la retroguardia azzurra. Guadagni per il Napoli, sbaglia Guadagni, reinsiste l'Avellino. La formazione di Rocco ora temporeggia. C'è rimessa laterale per il Napoli. Saporito si è incartato. Rimessa in favore dei partenopei. 31esimo al nostro cronometro. Ecco Saporito che non vuole correre ulteriori rischi e spedisce il pallone in out. C'è rimessa per il Napoli mentre tutta la panchina della formazione azzurra è impegnata nello stretching. Anche le portiere di riserva e all'impiedi. Gioco nuovamente interrotto. È stata ordinata l'inversione della rimessa con le mani. Può ripartire l'Avellino con Cimmino. La squadra di Dario Rocco ha a disposizione poco meno di 10 minuti per venire alla parità. Insiste il Napoli. L'Avellino torna in possesso palla. Viene fermato Di Luca. Gioco interrotto, anzi trattasi di Migliaccio. Punizione per gli Irpini. Falco. Il sinistro di Falco. Palla spedita al portiere avversario Zagari. Con calma l'estremo difensore partenopeo va al rinvio. Il Napoli ha sì rischiato almeno in sei circostanze, però Zagari non ha effettuato nessun intervento di rilievo nel corso di questa partita. Di fatto il portiere partenopeo è rimasto inoperoso. Le occasioni costruite dall'Avellino hanno visto sempre la sfera non inquadrare la porta. Punizione per il Napoli. Il tempo scorre. Buon per i partenopei, male per l'Avellino. Indicazioni del capitano del Napoli, intanto altro doppio cambio, anzi triplo cambio. Sono due calciatori del Napoli che stanno per entrare in campo, uno per l'Avellino. Fuori Saporito per la formazione di casa. Toglie un difensore Dario Rocco. Gioco interrotto. Sono illeggibili dalla lunga distanza i numeri con cui il Napoli segnala le sostituzioni. Fuori Giliberti tra i migliori a nostro avviso per il Napoli. Evidentemente ha denotato segni di stanchezza il numero 7 di Chianese. Fuori anche Esposito. Per l'Avellino è entrato Paudice, un attaccante al posto di un difensore. Tende tutto per tutto il tecnico Rocco. Nel Napoli di sicuro è entrato il numero 14 Arcella.
ha battuto il calcio di punizione Massa. Altro fallo ravvisato in zona d'attacco, punizione per l'Avellino. 36esimo, 4 minuti al termine di questa partita. Ricordiamo che nel campionato nazionale Under 17 ogni singola frazione ha la durata di 40 minuti. Fuori gioco segnalato ai danni dei padroni di casa. Punizione per il Napoli, che ha tutto l'interesse ovviamente a lasciar trascorrere i secondi. Formazione di Chianese vuole portare a casa una vittoria importantissima, vitale nell'economia della classifica. Intervento di Sagna, palla spedita in foul laterale. Insiste il Napoli. Caiazzo, rimessa laterale in favore dei partenopei, ritmi sicuramente più compassati rispetto alla prima frazione di gioco. Esposito, Marrella, insiste il Napoli con Arcella che commette fallo su Cimmino, calcio di punizione per l'Avellino. Cimmino, si continua a lottare, si riparte da Sagna, sulla destra riceve Caputo che si libera immediatamente del pallone. Si lotta, Caputo. Ultimo tocco di un calciatore del Napoli, rimessa laterale per l'Avellino. 120 secondi più il recupero per i padroni di casa. 120 secondi a disposizione per evitare la sconfitta, che obiettivamente sarebbe immeritata, soprattutto quando visto, per quanto visto nell'arco di tutto il match, specie nel primo tempo. Nonostante la formazione biancoverde sia mostrata meno propositiva, meno intraprendente rispetto alla prima parte di match, ci sono state almeno un paio di occasioni da rete per poter pervenire alla parità. Antignano, rimessa laterale per l'Avellino. Gli ultimi sforzi dei biancoverdi. Coiro perde palla, rimessa con le mani, è pronto Caputo. Palla ancora dalle parti di Coiro, il palleggio di Coiro, l'attaccante vuole destreggiarsi, c'è rimessa dal fondo in favore del Napoli. Sfuma un'altra opportunità per i biancoverdi. Coiro si spiega con il compagno. Rimessa dal fondo che sarà battuta da Zagari, il sinistro del portiere del Napoli. Occhio adesso a Corcione. Gioco interrotto. Calcio di punizione per il Napoli. Probabilmente Corcione ha toccato la sfera con la mano. E dunque punizione per il Napoli. Bianco. Guadagni sta decidendo il match con il gol messo a segno al 13esimo della ripresa. Guadagni, rimessa per il Napoli che si mantiene in zona d'attacco e tiene lontano l'Avellino dalla propria metà campo. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, è scoccato il 40esimo al nostro cronometro. C'era stata la respinta di Sagna.
allontana Gaeta. Rincorre il pallone Caputo, bisogna far presto, non c'è molto tempo a disposizione. Intanto è rimasto infortunato un calciatore del Napoli, vittima anche di crampi. L'intervento dei massaggiatori del club caro al presidente Aurelio De Laurentiis. Gioco fermo, 41esimo, un minuto oltre la fine del tempo regolamentare. Il Napoli sta vincendo il derby contro l'Avellino al Modestino De Cicco di Pratolasera per 1-0. La rete di Guadagni, si rialza Caiazzo, stringe i denti il Napoli, la caccia disperata del pareggio. L'Avellino, anche se siamo in questo caso in una zona lontana dalla porta di Zagari, Sagna, Cimmino, il lancio di Cimmino, ci riprova l'Avellino, non riesce Paudici a far meglio. Rimessa laterale per la squadra di casa. A testa bassa ora la formazione di Rocco, pasticciano Zagari e Gaeta, rimedia in qualche modo Massa. Osservate come i tifosi seguono in maniera attenta, fin troppo attenta, le fasi del match. L'incursione di Della Pietra, Caiazza, e gol del Napoli per il 2-0 che chiude la partita con Caiazza. Azione letale di contropiede, il destro del numero 16 partenopei, per la gioia dei supporters azzurri presenti in tribuna. Il Napoli raddoppia dunque in contropiede con Caiazzo, freddo di destro a trovare l'angolino basso, la destra di Ipone. Tutta la gioia dei tifosi azzurri presenti qui a Pratolasera. 2-0 per il Napoli, la seconda rete messa a segno in pieno recupero, una punizione eccessiva per i ragazzi di Dario Rocco, che tutto sommato hanno ben figurato nel corso di questa partita. Formazione biancoverde si è lasciata sorprendere nel corso della ripartenza partenopea, che ha portato Caiazza al gol del 2-0. Antignano, altra sconfitta per la formazione under 17. Ormai si attende solo il triplice fischio del direttore di gara, pone al rinvio. Il Napoli espugna dunque il Modestino De Cicco di Pratolasera. Manca davvero poco. Allontana Marrella. Messa laterale in favore dell'Avellino. Il gol di Caiazzo ha chiuso ogni discorso. Palla nel cerchio di centrocampo, sfera di cacciata in avanti, vuole almeno il punto della bandiera la formazione di Rocco, ma il Napoli non concede nulla, anzi si costruisce una nuova opportunità con Guadagni, anticipato da Pone nell'uscita, ha azzeccato i cambi Chianese. Entrambe le reti provengono dalla panchina. Appena entrati in campo, Guadagni e Caiazzo hanno sentenziato la formazione biancoverde. Intanto c'è punizione per il Napoli, che è avanti di due reti. Siamo in pieno recupero, 5 minuti oltre il 40esimo.
Avellino deve recitare il mea culpa sulle occasioni sciupate. Ne ha avute di diverse. La mancanza di freddezza, la mancanza di precisione ha fatto il resto. Ed eccolo il triplice fischio di Giovanni Nicoladi. Si chiude qui dunque. Avellino 0, Napoli 2. I partenopei espugnano il sintetico di Prato La Serra per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Guadagni al 13° della ripresa e da Caiazzo in pieno recupero. La gioia dei calciatori del Napoli, l'amarezza dei calciatori biancoverdi che guadagnano la strada degli spogliatoi.